Nel mio periodo di apprendistato musicale, la scoperta dell'antico era caratterizzata da una ricerca che andava al di là della sola esercitazione. La conoscenza della prassi esecutiva della letteratura organistica delle diverse epoche e scuole ha dato ovviamente i suoi frutti. Penso infatti che un organista adeguatamente formato non corra più il rischio dell'arbitrarietà o del fraintendimento del pensiero che autori di altre epoche ci hanno consegnato. La mia generazione è stata appassionata e allo stesso tempo frastornata dall'analisi filologica. Tuttavia, tra gli organisti di oggi si nota un certo disagio, specialmente in chi, come il sottoscritto, non si accontenta facilmente e desidera scoprire sempre qualcosa di nuovo, a prescindere dal periodo, al costo anche di essere etichettato come eclettico, termine che nel nostro campo è usato più che altro con significato spregiativo. L'imbarazzo a cui accennavo esige da parte degli organisti un mutamento di atteggiamento nei confronti non solo del passato, ma anche del presente. Le scoperte musicologiche devono alimentare la memoria del passato affinché l'interprete non rimanga vittima del proprio soggettivismo, orfano della memoria storica. Permettetemi però di asserire che il rispetto che si deve alle scoperte filologiche non deve essere animato da un atteggiamento di fanatismo nei confronti del passato, ma dovrebbe servire principalmente da spinta, verso una presa di coscienza atta a riscoprire, per esempio, la funzione originaria dell'organista. Lo studio delle opere del passato non deve essere, a mio avviso, anche allontanamento dal presente, ma deve aiutare l'organista a recuperare la propria funzione sociale, come fu in origine, affinché lo studio dell'organo non si limiti a mero apprendimento della prassi esecutiva di quelle opere che sono nate all'interno della liturgia. Tornare alla scuola degli antichi maestri, quindi non per imitarli pedissequamente, ma per imparare a collegare in modo nuovo il magistero dell'arte dato dall'ispirazione della fede. L'acquisizione poi consapevole del repertorio del passato diventa pertanto stimolo, perché anche l'organista contemporaneo, senza abbandonare l'odierno, dia voce anche oggi nel culto a ciò che si esprime celebrando e con responsabilità. Si opponga con intelligenza e i dovuti modi a quella produzione e a quel servizio non professionale che nella Chiesa di oggi è in amaro contrasto con la profondità della preghiera liturgica e con la dignità della professione che ha prodotto opere immortali. I posteri, penso, non potranno che apprezzare questo sforzo espresso da coloro che desiderano riscoprire la propria funzione in seno alla comunità cristiana. Personalmente, almeno lo spero vivamente.